Atletico Cassia e Tottenham si sfidano questa sera al Ceriaci di Roma. La sfida naturalmente è valida ancora per questo turno di sedicesimi di finale. Inizia la partita del Tottenham a giocare per primo il pallone, subito con un tiro di Grappassonni. Pallone allargato, buca l'intervento del difensore del Cassia. Avanza allora il numero 8 del Tottenham, calciando al lato del palo più lontano. Controffensiva del Cassia, il numero 10 ha lo spazio per calciare, la respinta non è precisissima del portiere. Calcio di punizione, battuto dentro, c'è stata una deviazione, palla che sfiora il palo. Ancora il numero 10 del Cassia che prova a rendersi pericoloso, tocca all'indietro, arriva ora la conclusione, fuori. Si lotta con il pallone che poi viene conquistato e controllato sulla tre quarti. Ecco l'imbucata dentro, Grappassoni si gira, il pallone sul mancino, lo piazza sotto all'incrocio, è il gol dell'1-0 per il Tottenham. Marcatura fondamentale quella segnata dal capitano Grappassoni, che trova una bellissima marcatura. Avanza ancora il Tottenham, portiere che fa un ottimo intervento, due volte si salva in calcio d'angolo. Tocco con il tacco, pallone giocato largo, ancora una bella conclusione, il portiere si tuffa ma non interviene. Cassia che prova a reagire adesso, sempre con il numero 10, uno dei più pericolosi. Il portiere non respinge, calcia sopra la traversa, il giocatore a corrente. Prova a girarsi il numero 11, ha lo spazio per calciare, lo sfrutta male. Tocco all'indietro, calcia il numero 8 senza trovare fortuna. Prova ancora a girarsi il terzino del Tottenham con più ingenuità, però perché se la fa portare via. Attenzione al pallone giocato centralmente, la girata del numero 21, un fulmine che gela il portiere, pallone alle sue spalle e dunque è di nuovo parità. Ha segnato il numero 21 del Atletico Cassia. Inizia ora il secondo tempo, il risultato è fermo ancora sull'X, 1 pari dopo i primi 25 minuti di gioco tra Tottenham e Atletico Cassia. Adesso è proprio il Cassia a cercare di imbastire un'azione offensiva. Bravo il numero 21, autore del gol del pareggio, l'imbucata dentro è per il proprio compagno che se la alza e compie una vera e propria magia. Il gol del vantaggio per l'Atletico Cassia, rete deliziosa quella segnata dal numero 10, una classe infinita con il tocco sotto, si alza il pallone, lo va a spedire all'incrocio dei pali. Calcio di punizione per il Tottenham, battuto con potenza e arriva subito il pareggio. Ha segnato il numero 6 del Tottenham con la palla che sullo svolgimento del calcio di punizione rimbalza un paio di volte a terra, calciata molto rasa al suolo, il portiere non devia e finisce all'angolino. Tottenham che si butta in avanti, prova ancora con una conclusione, il portiere non respinge, intervento in ritardo del difensore, non c'è calcio di rigore. Calcio di punizione, battuto forte dentro, il portiere devia, la palla che rimane viva. Ancora Grappassoni, non riesce a tenerla dentro, sì, secondo invece il direttore di gara. Tocco all'indietro, prova di nuovo a calciare il numero 10, il portiere si allunga, mani aperte. Rinvio lungo, lunghissimo, che termina direttamente sulla capoccia di Grappassoni. È la marcatura che vale il nuovo sorpasso per il Tottenham, decisivo di nuovo con la propria doppietta personale, il numero 8 del Tottenham, in questo momento sta regalando ai suoi il passaggio di turno. Chiaramente andrà a prendersi un'ammonizione. Ancora Grappassoni, avanza a piccoli passi prima di allargare il pallone sulla sinistra. Serie di finte, poi il tiro sul primo palo, beffato difensore e portiere con questa finta, spostandosi il pallone sul esterno piede. Arriva poi la marcatura che allontana il Cassia ancora di più. Palla tenuta lì, forse c'è un fallo, l'arbitro che fischia per tre volte. Arriva adesso dunque la fine del match, 4-2, porta questo risultato il Tottenham ai ottavi.